ebbe un ruolo fondamentale nella capitale nel rinnovamento di quelle attività rivolte alle fasce più deboli, Sarina Levi-Nathan, ma fu anche antesignana dell'emancipazione femminile e realizzatrice della prima esperienza moderna a Roma dell'autonomia lavorativa delle donne. Sono donne di grande carattere, di grande impegno, che si sono adoperate anche per la causa femminile quando questo non era ancora assolutamente alla portata dei tempi. Nel 1873 Sara Nathan inaugurò in via di San Crisogono 39 a Trastevere la scuola femminile Giuseppe Mazzini per garantire alle ragazze indigenti un'istruzione elementare riconosciuta dallo Stato. A lei venne dedicata successivamente l'opera Pia Sarina Nathan. Questa è stata una struttura abbandonata per anni, cosa farete ora? Tornerà ad essere quello che è stato un centro di formazione, di avviamento professionale e di inserimento lavorativo per donne in situazione di svantaggio, in uscita dai centri antiviolenza, donne in uscita dal carcere.